Il meteo in un fine settimana altalenante è stato propizio solamente a metà, donando sole, vento e pioggia, ma certamente quello che non è mancato in casa Havas sono stati i sorrisi di partecipanti e organizzatori della regata zonale Interlaghi riservata alla classe contender. 20 le imbarcazioni iscritte provenienti prevalentemente dal nord Italia e dalla vicina Svizzera che si sono sfidate sul Sebino. Ad avere la meglio al termine della 2 giorni, Luca Bonezzi del Circolo Vela di Arco. Sì, è la seconda regata di quest'anno che organizza Havas e siamo molto soddisfatti perché su 70 imbarcazioni nazionali ne abbiamo qui una ventina per una manifestazione di tipo zonale Interlaghi, nel senso che è una situazione mista tra la quindicesima zona e la Svizzera. Infatti abbiamo partecipazione italiana e svizzera. E la classe Contender è un'imbarcazione leggera, singola, che pesa meno di 100 kg, è abbastanza veloce per venti di tipo medio e che dà molta soddisfazione. Morale a gonfie vele per il primo di una serie di eventi che vedrà protagonista l'Havas nei prossimi mesi con un palinsesto ricco e variegato. Per quanto riguarda la nostra attività sportiva, il prossimo impegno, che è importante, è il Vela Day, che sono 2 giornate organizzate dalla FIV, in cui tutti quelli che vogliono provare l'esperienza della vela possono venire gratuitamente e li portiamo fuori. Avremo il nostro punto di riferimento davanti alla Tadini di Lovere, il 19 e il 20 di giugno. Poi proseguiamo il 2, 3, 4 luglio. Abbiamo il campionato italiano della classe Solin, che è stata una classe olimpica, un'imbarcazione molto bella. Ne abbiamo 5 qui presso di noi, gli altri vengono dalle altre regioni. E poi verso la fine di luglio abbiamo la regata LTL, che è la Lovere, Taverno La Lovere, una regata storica perché è arrivata alla 49ª edizione, quindi è una cosa molto importante. Ci prepariamo per l'anno ventura a fare un grande festeggiamento per la 50ª edizione. Proseguiamo poi a settembre con una regata Bulbi e Cabinati dove parteciperanno tutti i soci dell'Havas e anche degli altri circoli del lago. Ci sono in corso poi altre iniziative in collaborazione con la Canottieri con la quale stiamo stringendo un rapporto molto positivo. Il 25 settembre, anche lì data molto importante, è l'inaugurazione del polo sportivo della disabilità, che partirà da quest'anno qui a Lovere, in modo tale che atleti disabili possano non venire per cimentarsi su una sola disciplina, ma su 4 discipline, vale a dire vela, canottaggio, piscina, nuoto quindi, e anche tennis. E diciamo, il testimonial di questa iniziativa sarà Salvatore Cimmino, che sta facendo il giro dell'Italia a nuoto.